È la Villa dei Capitani. Abbiamo visto prima il parco che ha delle aperture su Vicola Tramontana e su Via Roma a sud. Tra l'altro in questo parco passa il Seveso, ha come confine a sud Via Roma, a nord il Parco Monti che è sopra e di cui vedremo il castelletto qui da lontano e volendo lo si può vedere un po' più vicino. A est c'è il Seveso e a ovest ovviamente c'è la via Gramsci. A est c'è la via Gramsci e a ovest c'è il Seveso che fa da confine. Questa villa è del 1717, è stata fatta perché c'era il Antonio Calderara, è diventato feudatario di Paderno, tra l'altro nello stesso periodo in cui c'era il nuovo feudatario a Dugnano, e quindi giustamente era stato nominato da Carlo VI, e giustamente si è fatto la villa perché aveva bisogno di una bella residenza. Se notate la meridiana della villa dei Capitani d'Arzago, se guardate c'è il simbolino al centro dei Capitani d'Arzago.